Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento della Tecnica della Scuola, un appuntamento speciale perché la Tecnica della Scuola compie 75 anni, il compleanno della nostra testata, un compleanno importante, il nostro perché? Perché la storia della Tecnica della Scuola è lunga, molto molto lunga, una storia fatta di informazione, di competenza, di norme, di consigli giusti al momento giusto. Sono tanti i lettori che ogni tanto, ogni giorno, sono tantissimi e decidono di sposare la nostra redazione, la nostra testata con la nostra informazione, le notizie che ogni giorno vi accompagnano, notizie per i docenti, per tutto il personale della scuola, ma sono anche tanti i canali che no, la nostra testata offre, i social, come oggi naturalmente la società impone, la pagina Facebook, il canale YouTube e tanto tanto altro, e la fidelizzazione dei lettori per noi è sempre molto molto importante. Oggi parleremo di un progetto che abbiamo lanciato, un'iniziativa per i 75 anni della Tecnica della Scuola, lo vedete in sovraimpressione. Dillo al ministro con le risposte dei lettori su quello che la scuola oggi impone, su quelli che sono i problemi, ma anche su quelle che sono le soluzioni. Ne parleremo durante il corso di questa diretta con i nostri ospiti. Faremo un bel dibattito con chi la scuola la vive ogni giorno e con chi ha la competenza giusta e necessaria per poter parlare di questi temi. Abbiamo accolto tantissime proposte da parte dei nostri lettori, ne parleremo, cercheremo di capire su quali direzioni vanno e soprattutto appunto capire quali sono le possibili soluzioni per i malesseri, in questo caso della scuola. E allora vado subito a presentare accanto a me il nostro direttore, il direttore della tecnica della scuola, Alessandro Giuliani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon compleanno alla Tecnica della Scuola. Buon compleanno alla tecnica della scuola, naturalmente da chi la dirige, come il nostro direttore, sempre con grande competenza, con grande professionalità, ma c'è tantissimo lavoro dietro, ovviamente, sia da parte del nostro direttore, sia da parte della redazione, di chi dirige, ovviamente, da parte degli editori, di chi dirige la tecnica della scuola da tantissimi anni, e quindi questo applauso va certamente a tutti loro. E allora vado a presentare i nostri ospiti, gli ospiti di quest'oggi, perché collegamento do il benvenuto ad Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Grazie, grazie presidente di essere con noi. Grazie a voi, un saluto e naturalmente tanti auguri alla tecnica della scuola. La libera stampa è una delle condizioni essenziali per uno Stato democratico, noi ci crediamo e quindi benvenuti, tanti auguri e speriamo che la stampa e la buona stampa aumentino sempre più. Grazie, grazie Presidente. Vado a salutare anche Enrico Panini, già segretario generale della FLC-CGIL. Grazie di essere con noi. Buongiorno. Grazie, grazie a voi, buongiorno, buongiorno ad Antonello e anche da parte mia tanti, tanti, tanti auguri per questo stupendo compleanno. Devo dire, 75 anni portati benissimo e peraltro sembra iniziata continuamente una nuova gioventù. Siete da invidiare, davvero buon compleanno di cuore. Grazie, grazie mille anche ad Enrico Panini e poi vado a salutare un altro perno da tantissimi anni della nostra testata, il nostro vice direttore Reginaldo Palermo. Buongiorno, prof. Grazie a voi, grazie a tutti, ai nostri lettori, ai nostri ospiti e ovviamente ci auguriamo di poter festeggiare ancora tanti altri compleanni. Bene. Assolutamente sì. E allora io direi, prima di iniziare il nostro dibattito con tanti temi, tante proposte che sono arrivate, insomma, ci sono tante, tante cose di cui parlare questa mattina durante il corso di questa diretta. Ovviamente voi potrete sempre partecipare attraverso i nostri social, la pagina Facebook, il canale YouTube, potrete porre le vostre domande ai nostri ospiti e partecipare al dibattito. Ovviamente siamo qui pronti ad accogliervi, però prima dobbiamo lanciare gli auguri speciali, gli auguri del
ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che ha voluto rivolgere questo messaggio di auguri alla tecnica della scuola. Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha mandato alla nostra redazione un messaggio di auguri in occasione dei 75 anni della nostra rivista. Carissimi tutti, sono presente, se non fisicamente a causa dei numerosi impegni istituzionali, senz'altro con vivi sentimenti di stima e considerazione per l'importante ricorrenza di oggi e per i valori che Tecnica della Scuola veicola da 75 anni. Era il 10 maggio del 49, quando, in un'Italia uscita distrutta dalla guerra ma avviata grazie alla ritrovata libertà, alla sua ricostruzione a Catania nasceva Tecnica della Scuola. La rivista diventò rapidamente un punto di riferimento essenziale per tutti gli operatori del mondo dell'istruzione del nostro paese. E questa cifra di autorevolezza ha mantenuto nei decenni successivi, anche dopo la sua trasformazione in versione digitale. E dunque, con l'apprezzamento per il ruolo svolto, che formuliamo i più fervidi auguri a tutti coloro che a vario titolo continuano a tenere viva e vitale la rivista. Un saluto a voi tutti con i migliori auspici per il futuro. Giuseppe Valditara. Bene, ringraziamo dunque il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che è stato con noi con questo messaggio che abbiamo appunto letto, abbiamo visto insieme. Allora, io direi di passare la palla al nostro direttore Alessandro Giuliani. Ricordo l'iniziativa che abbiamo lanciato, Dillo al Ministro, con un form online aperto. Ai lettori è stato chiesto di formulare delle proposte migliorative su delle macro aree per quanto riguarda la scuola, e le proposte raccolte tramite un sondaggio online sono state appunto raccolte in un documento complessivo che è stato inviato proprio al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, affinché valuti la possibilità di tenerne conto per le prossime iniziative legislative o amministrative. Però è il caso di approfondire queste proposte, di capire cosa vogliono i nostri lettori. Direttore, cosa ci chiedono, cosa pensano che si possa fare per poter migliorare la scuola, quali sono i malesseri, quali sono i problemi nella scuola del 2024. Ovviamente sono tutti argomenti che dobbiamo approfondire con i nostri prestigiosi ospiti di questa mattina. Bene, direttore. Bene, entriamo nel vivo. Tantissimi sono i temi che appunto sono stati proposti, li abbiamo girati al ministro, lo abbiamo reso partecipe, ci ha anche assicurato che con i fatti dimostrerà nel corso della legislatura, anzi risponderà nel corso della legislatura per appunto dare seguito a queste indicazioni che, ricordo, arrivano quasi esclusivamente dal personale scolastico. Quindi noi abbiamo un target di riferimento, i nostri lettori, e ricordo che sono in prevalenza insegnanti, lavoratori del personale ATA, insomma molti dirigenti, moltissimi anche sono di SGA, quindi quello che è che va come dire evidenziato e che è importante è che queste proposte arrivano da chi la scuola la vive ogni giorno, chi la scuola la frequenta e chi da dentro si rende conto quelli che possono essere i limiti. Uno di questi, mi rivolgo ad Antonello Giannelli, è quello dell'alta numerosità di alunni per classe. Con i fondi del PNRR si pensava, cosa che poi non ha avuto seguito, che si sarebbe rivisto appunto il numero di alunni per classe. Ricordiamo che con la riforma e la legge, a partire dalla legge 133 del 2008, dall'allora ultimo governo Berlusconi, avevamo come ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini, i parametri per la formazione delle classi si sono elevati, continuiamo a ritrovarci nella prima scuola, nel primo corso delle superiori, classi da almeno 27 alunni, e spesso arrivano anche a 30 se non più, e questo comporta veramente un disagio per moltissimi insegnanti, anche perché nella scuola della personalizzazione questi numeri così alti, così elevati, stridono appunto con i percorsi formativi individualizzati che tantissimi
di cui tantissimi ragazzi necessitano, e anche rispetto a quella che è l'evoluzione della didattica, sempre più legata ai bisogni individuali dei ragazzi stessi. Ecco, Giannelli, da questo punto di vista, perché non si è avuta una risposta nemmeno attraverso i copiosi, importanti fondi del PNRR, e soprattutto perché alla luce proprio dei mutamenti demografici e del bassissimo ormai tasso demografico, abbiamo oltre 100.000 iscrizioni meno l'anno, non si mette mano a questo aspetto che io credo che sia fondamentale per l'organizzazione scolastica? Beh, sicuramente il problema della numerosità delle classi è tra quello che impatta di più sulla spesa dell'istruzione, perché ovviamente cambiare anche di pochissimo il numero di alunni medio per classi comporta un incremento o un decremento sull'organico, e questo porta a spese anche considerevolmente diverse, considerando il numero molto elevato di docenti. Ricordo che in questo momento il numero di docenti di posti di insegnamento è circa 800.000, considerando tutto dall'infanzia alle superiori. E per quanto riguarda il PNRR, però, va ricordato che il PNRR è una spesa una tantum. Tutto quello che ha a che fare con appunto modifiche di parametri costitutivi e strutturali relativi alla macchina dell'istruzione, che è una macchina, come dicevo, molto articolata, molto complessa, e chiaramente deve andare su quello che tecnicamente si chiama spesa corrente. Cioè, se noi vogliamo che effettivamente il numero di alunni per classe diminuisca, bisogna, a parte il fatto che poi ci sono problemi di aule, vabbè, ma ne parliamo dopo, però bisogna aumentare il numero di docenti. Per aumentare il numero di docenti serve di avere più risorse ogni anno per pagare lo stipendio. Quindi il PNRR su questa materia non può intervenire, perché il PNRR è appunto un finanziamento cospicuo, però una tantum. Il tipico intervento da PNRR è quello relativo, che so, all'edilizia scolastica. Quindi ci sono interventi per costruire scuole, soprattutto scuole dell'infanzia, soprattutto al sud, dove effettivamente ce n'è una grande esigenza, e quindi diciamo più che, oppure attrezzature, laboratori, ecco, più che una modifica strutturale del numero di dipendenti. Quindi io in questo vedo, come dire, la poca utilizzabilità del PNRR. Poi voglio anche dire una cosa per quanto riguarda la numerosità delle classi. Adesso il numero delle classi con più alunni dal punto di vista percentuale non è, diciamo, molto importante, e d'altronde se si vuole passare a una didattica più coinvolgente è chiaro che bisogna, come dire, utilizzare anche un approccio pedagogico diverso, e quindi il numero di alunni rileva moltissimo quando la lezione deve essere di tipo frontale, perché evidentemente con 27-28 alunni, anche 26, si lavora un po' male, si dovrebbe abbassare se la lezione deve rimanere di tipo frontale. Se vogliamo andare verso modelli invece diversi di apprendimento cooperativo, allora la numerosità degli alunni da questo punto di vista è meno rilevante, diventa molto più importante la professionalità e l'aggiornamento del docente per utilizzare al meglio queste tecniche. Allora, vi interrompo un attimo solo per salutare e ringraziare un altro ospite graditissimo che ci ha raggiunto, ovvero saluto Andrea Gavosso, direttore della Fondazione Agnelli, e grazie di essere con noi. Grazie a voi, scusate, sono in una situazione un po'... Sì, non so se mi sentite, sì, spero sì, mi sentiate, sì, perché sono in una situazione un pochino precaria, diciamo, però ci tenevo a esserci, quindi stavo facendo una lezione, okay. Quindi per quello. Okay. Grazie di essere con noi, arriviamo fra pochissimo. Direttore, lascio di nuovo la parola. Benissimo, la puntualizzazione di Giannelli credo sia pertinente, nel senso che sicuramente i fondi PNRR sono, come dire, una tantum, e quindi di conseguenza non avrebbero potuto incidere diciamo andare a regime, come si suol dire. Però ecco, una sperimentazione, una modalità provvisoria, un qualcosa si poteva tentare da questo punto di vista, e quindi non, questo non è stato fatto. Comunque ecco, questo è uno sicuramente dei malesseri
Ricordo che sono diversi i punti emersi da questa nostra rilevazione. Abbiamo circa 200 proposte che sono arrivate appunto principalmente dagli insegnanti, e tra questi immancabilmente c'è il problema degli stipendi. Ricordo che con l'ultimo contratto del 2019-21 si è a malapena, insomma a fatica, incrementato di poco più del 4% lo stipendio, e sappiamo insomma che con l'inflazione rimangono ampiamente al di sotto della media della pubblica amministrazione, molto al di sotto anche della media europea. E tra i vari punti emersi, tra i vari malesseri, appunto, c'è quello della eccessiva burocrazia. Ricordo che un insegnante alle soglie della pensione mediamente è nostalgico di come era la scuola 20-30 anni fa. In questo periodo si rammarica per il numero eccessivo di circolari, il numero eccessivo di incombenze che vanno espletate, e appunto facendo un confronto con 20-30 anni fa dice che evidentemente c'è qualcosa nella macchina organizzativa scolastica che appunto distoglie eccessivamente l'insegnante dal fare quotidiano, dal fare lezione, per orientarlo su altri impegni. E poi ci sono altre problematiche che sono molto d'attualità. Sappiamo i problemi con le famiglie, l'elevato contenzioso che ormai moltissimi genitori portano avanti rispetto alla scuola, e non per ultimo anche il problema riguardante i rapporti con gli studenti. Ecco, gli studenti cambiano, i giovani cambiano, mentre la scuola, l'impressione è che non risponda in maniera sempre adeguata. Credo che si potrebbe, scusate, tornare a capire, soprattutto su un versante didattico, Giannelli, come la scuola sta cambiando anche grazie alle nuove tecnologie che con appunto i fondi del PNRR hanno letteralmente invaso le scuole. Cioè, l'utilizzo delle nuove tecnologie, quanto effettivamente può incidere e rinnovare la didattica e migliorarla? Perché ecco, è un dato di fatto che insomma rispetto a 4-5 anni fa, oggi una scuola italiana è dotata di computer, della possibilità di connettersi a internet e di anche far utilizzare ai ragazzi un numero molto alto di strumentazioni, di applicazioni, di programmi, e questo insomma è un passo decisamente in avanti, no Giannelli? Sì. Allora, dico subito che secondo me i due principali problemi della nostra scuola sono l'elevato tasso di abbandono, la dispersione scolastica, diciamo. Poi sappiamo, abbiamo imparato negli anni a distinguere tra la dispersione cosiddetta esplicita e quella implicita. Quella esplicita è sostanzialmente l'abbandono, che è drammaticamente alto, siamo al 13%, e quella implicita, cioè consistente nel fatto che si consegue un titolo di studio che in realtà non è allineato con le competenze che dovrebbe avere. Quindi, a mio avviso, sono questi i due problemi principali. Lo sono sia per i singoli alunni che non vedono realizzata all'interno della nostra scuola pubblica un percorso di crescita culturale, intellettuale, anche psicologica, affettiva, emotiva, perché serve, la crescita riguarda tutti questi aspetti insieme. E dall'altra parte, per la collettività c'è un danno enorme, perché questi ragazzi, questi futuri cittadini, probabilmente si inseriranno meno bene nella vita anche economica, professionale, quindi potranno contribuire meno, come dire, al benessere collettivo e, per essere molto pragmatici, al PIL. E infatti il PIL pro capite italiano è abbastanza basso tra i paesi occidentali, e quindi questo è un problema veramente per tutti. Io credo che sarebbe uno dei principali problemi di cui la politica dovrebbe occuparsi, da sinistra a destra. E quindi questa è la premessa. Allora, le tecnologie possono servire? Sì. Naturalmente chiariamo,
l'abbiamo detto sempre, insomma, la tecnologia non è il fine, la tecnologia è uno strumento, un mezzo. Allora, tutto va bene, secondo me, allo scopo di coinvolgere di più gli studenti, perché quei due sintomi di malessere, quei due gravi sintomi di malessere che ho indicato prima, in qualche modo hanno a che fare con, chiedo scusa, uno era la dispersione, l'altro è i divari territoriali per quanto riguarda le competenze, cioè il fatto che in varie aree geografiche, spesso anche all'interno della stessa scuola, tra classi diverse, il livello di apprendimento alla fine degli studi degli studenti può essere molto diverso, e questo pure è un aspetto drammatico, perché il nostro servizio pubblico di istruzione non riesce a essere omogeneo da questo punto di vista. Quindi dicevo, la tecnologia può aiutare sia uno di questi aspetti che l'altro, perché appunto si può utilizzare per esempio per rendere più coinvolgenti le lezioni. È un fatto che in Italia, ma in tutto l'Occidente, le lezioni cosiddette frontali hanno sempre meno successo. Noi abbiamo un altro aspetto che crea quei sintomi di cui parlavo prima, che è la disaffezione un po' generalizzata verso lo studio. Anche i ragazzi molto bravi, anche i ragazzi che riescono molto bene, tutti 8, 9, 10, insomma, e ci sono, in realtà lo fanno più perché sono in qualche modo indotti dalla famiglia, perché credono di trarne un vantaggio in qualche modo, che non per un vero amore per lo studio. Ecco, questo io credo che sia un altro serio problema, e quindi se con gli apparati tecnologici possiamo in qualche modo aprire di più una finestra nelle scuole su quello che accade attorno, se possiamo far vedere di più che quello che accade ogni giorno ha a che fare con quello che studiano, allora questo può essere utile. Faccio per dire, non so, si studia greco, si studia latino, però quando si studia greco si deve studiare, come dire, anche la cultura greca, penso alla guerra del Peloponneso, descritta da Tucidide, insomma. Allora, un ragazzo quando studia questa roba non deve soltanto perdersi dietro i dettagli della grammatica greca, deve capire quali sono alcuni concetti che in Occidente si sono sviluppati da 2500 anni a questa parte, quindi il concetto di democrazia, come lo viveva Atene, come lo viveva Sparta, l'attualità di certi aspetti della demagogia. Atene probabilmente perse la guerra perché, diciamo, la deriva demagogica della democrazia ateniese provocò, come dire, un'efficacia bellica, che quindi Sparta, come dire, meno democratica, più autoritaria, alla fine riuscì a vincere probabilmente anche per questi aspetti. Allora, far riflettere i ragazzi su questo, far vedere l'attualità di questi aspetti. Abbiamo una guerra in Europa, abbiamo un conflitto in Medio Oriente, quindi la guerra oggi purtroppo ha assunto un'attualità altamente drammatica. Quindi far vedere che quello che si studia è collegato a quello che accade e al modo in cui si può approcciare quello che accade, io credo che sia fondamentale e sia lo scopo di ogni buon docente. Allora, se queste tecnologie, questi strumenti possono servire a effettuare questi collegamenti, ben vengano. Quello che non deve accadere è un po' come per, insomma, le lavagne, i videoproiettori di un tempo che venivano usati, alla fine le cosiddette le lavagne intelligenti venivano usate un po' più come proiettori che non come strumentazioni che effettivamente potevano dare qualcosa in più. Quindi cosa serve anche qui? Serve un incremento della professionalità dei docenti, serve un aggiornamento per i docenti. Quindi una delle spese strategiche dell'istruzione dovrebbe essere l'aggiornamento dei docenti. E il nostro sistema dell'istruzione deve investire nei docenti, invece spesso si tende a risparmiare su questo, e credo che questa sia una scelta naturalmente sbagliata. Bene, bene, Giannelli, è stato chiarissimo, e crediamo, insomma, che questi temi siano sicuramente, siamo convinti, questi temi siano sicuramente molto molto di attualità. Reginaldo, io credo che uno dei temi che ancora devono avere una risposta, e anzi sicuramente nei prossimi anni dovranno avere una risposta, è quello della cosiddetta carriera. La carriera all'interno della scuola è un po' un tabù, no? Certo. Beh, qui mi pare che su questo tema, se mi permetti, la domanda è ad Enrico Panini, ed è una domanda d'obbligo perché lui conosce bene questa storia. Panini, tu ricordi che dopo la vicenda del concorsone di Berlinguer la parola carriera è diventata un vero e proprio tabù, cioè non se ne può più parlare. C'era stato un tentativo alla metà
del primo decennio del nuovo millennio di mettere a punto un documento, una piattaforma da cui partire per affrontare la questione. Era stata istituita anche una commissione paritetica fra ARAN, Ministero, sindacati, eccetera, e probabilmente era proprio il periodo in cui tu eri segretario generale della FLC, se non ricordo male, e dopodiché però non se n'è fatto nulla. E sembra che ogni volta che si pronuncia la parola carriera tutti quanti abbiano paura di sbilanciarsi. Ecco, però Enrico, dalle risposte che ci sono arrivate emerge che molti docenti ormai mal digeriscono, diciamo, il meccanismo attuale. E c'è chi dice che ormai i tempi potrebbero essere maturi per iniziare a parlare seriamente di questa questione. Tu che cosa ne pensi? Cioè, sono arrivati i tempi per parlare finalmente di sviluppo di carriera dei docenti oppure siamo ancora lontani? Guarda Reginaldo, io penso che oltre il termine carriera diventato un tabù per tante ragioni che vanno capite e vanno indagate, come giustamente stai facendo tu, animo inquieto e sempre tempo, le vicende scolastiche, e nello stesso modo hanno fatto i lettori che hanno risposto. Credo che oltre a quel termine, in realtà in quegli anni sia caduto in disuso un'altra parola ben più rilevante, che è il termine contrattazione. Nel senso che ogni ministro che arriva a Viale Trastevere si inventa qualche cosa sul tema, diciamo, politicamente più appetitoso, il personale, salvo mai discuterne con le organizzazioni deputate, cioè i sindacati, che hanno la rappresentanza contrattuale, la rappresentanza della categoria, e salvo mettere le risorse adeguate dentro ai rinnovi contrattuali. Poi ultimamente va di voga l'elargizione diretta di piccoli compensi fuori dalla contrattazione, come se in questo modo, diciamo così, il ruolo del ministro e il ruolo del ministero assumessero, come 60 anni fa, un peso maggiore. Dalla mia modesta esperienza ricavo una convinzione. Se noi guardiamo il contratto che aveva sì l'articolo 29 contestato e giustamente rimosso, perché se i lavoratori non sono d'accordo vuol dire che non va bene, ma nello stesso contratto sono state introdotte le funzioni obiettivo, i docenti che operano in area a rischio con obbligo di permanenza triennale, i docenti che operano nelle scuole a forte processo immigrazione ed altre articolazioni della funzione, che pure non hanno trovato nella percezione della categoria alcun tipo di risposta negativa. Semmai devo dire, spero Reginaldo di poterci tornare sopra, tanta inerzia burocratica da parte del Ministero nella gestione attiva di una serie di processi di facilitazione e di supporto. Questo che cosa mi porta a dire? Uno, c'è una questione retributiva aperta e drammatica. Che significa? Retribuzioni europee, viva Dio, escano dai titoli dei convegni dei ministeri, eccetera, e diventino realtà con gli stanziamenti in legge finanziaria e non con le parole. Significa rinnovi contrattuali. Ma vi par possibile che gli aumenti previsti siano di 10 punti inferiori all'inflazione già resa nota, per cui alla fine non si compensa neanche l'impoverimento salariale? E questo non è una competenza diretta del governo quando fa le leggi finanziarie, del ministro di funzione pubblica quando fa gli atti di indirizzo e dei singoli ministeri, tutti muti. Quando si affrontano queste guide, improvvisamente diventano muti e si veleggia su luoghi eterei. E poi sì, affrontate queste due questioni,
c'è un tema di articolazione della carriera che io vedo, perlomeno sulla base dell'esperienza contrattuale, molto legata al che cosa vai a fare, che cosa trovo respinta. Trovo respinta l'idea della carriera come più punti, fai più formazione, fai più questo, fai più quest'altro. Elementi che sono connessi anche a dati di disponibilità personale legate però ai fatti concreti, perché poi quella formazione è aggiuntiva alla mia attività e quindi connessa anche alla mia vita personale, e la vita personale non è uno degli elementi che attiene alla volontà o alla non volontà, attiene agli elementi oggettivi o ad una sorta di riconoscimento della qualità del lavoro, il che significa un giudizio fra chi riesce e chi non riesce. Invece, probabilmente, attivare attività, chiedo scusa della ripetizione, che siano connesse da un lato a valorizzare il lavoro degli insegnanti, ma dall'altro a prestazioni concrete che ricadono come beneficio dentro la scuola, potrebbe essere un pertugio. Il mio, ovviamente, la mia è una valutazione da ex segretario generale. Però concludo in questo modo, ma si convochino i sindacati, si mettano le risorse disponibili, si smetta, come si fa per gli infermieri e i medici, di dire ah, quando è importante la vostra funzione e poi al momento di riconoscerla contrattualmente, improvvisamente cala il silenzio. Insomma, devo dire, noi non abbiamo bisogno di buone parole, sempre più buone, abbiamo bisogno di azioni concrete, perché uno dei temi che stanno vivendo adesso gli insegnanti e di sentirsi abbandonati. Per cui, come le squadre, come gli allenatori del lunedì, che al bar sono allenatore, portiere e centravanti, no? Nello stesso modo, tutti sono in grado di parlare di scuola, come se fare l'insegnante non fosse una professione difficile e complicata sul versante professionale e sul versante relazionale. Dobbiamo ristabilire su questo una priorità costituzionale dell'essere insegnante. La contrattazione, lo sviluppo, le retribuzioni stanno in questo quadro. Panini, chiarissimo. Ritorneremo su questi aspetti nella seconda parte della trasmissione. Io passerei la linea a Gavosto, che ha atteso, anzi ci scusiamo per la lunga attesa, però ecco, avevamo esigenza di sentire tutti. Adesso è il turno di Andrea Gavosto, ricordo presidente della Fondazione Agnelli. Gavosto, quest'anno si compiono gli organi collegiali 50 anni. Una delle appunto critiche che sono state mosse al sistema scolastico italiano è che quei decreti delegati siano da svecchiare, da rinnovare, da adattare. Ecco, quindi oltre agli organi collegiali c'è anche l'esigenza appunto di introdurre una nuova governance, una nuova modalità, tra cui anche, se ne parla da tanto tempo, il cosiddetto middle management. Io farei un po' il punto della situazione, perché come ha detto adesso Panini, tanti auspici, tante richieste, ma poi di fatti non se ne parla nemmeno a livello contrattuale. Qual è il punto della situazione, Gavosto? Allora, spero che tra l'altro mi sentiate, perché come dicevo sono una situazione un po' precaria, okay, però va bene. Allora, cominciamo col tema degli organi collegiali. Gli organi collegiali risalgono, come sappiamo, a metà degli anni 70 e quindi a un'epoca completamente diversa da quella attuale. Erano correttamente per l'epoca una modalità di maggiore partecipazione anche delle famiglie, oltre che del corpo docente, alla vita della scuola. Adesso probabilmente l'organizzazione della scuola, per i motivi che avete discusso ampiamente con Giannelli e Companini, è cambiata, quindi bisogna ripensare un pochino la governance, come si dice. Sul tema degli organi collegiali in realtà non c'è una riflessione, non c'è mai stata una riflessione seria nel nostro paese. Secondo me si potrebbe effettivamente tentare uno svecchiamento cambiando un pochino diciamo sia i poteri del dirigente scolastico, sia creare
diciamo, un consiglio di istituto che sia più un organo di controllo di quello che succede adesso, con una composizione magari lievemente diversa. Però devo dire che effettivamente sarebbe ottimo se si cominciasse a discutere di queste cose. Sul tema del middle management mi ricollego a quello che si diceva prima sulla questione delle carriere, perché sono strettamente legati. Allora, le carriere le possiamo intendere o come passaggi retributivi nel corso del tempo, ed è per esempio quello che l'attuale governo in un certo senso ha inteso fare con la creazione dei docenti tutor, docenti orientatori, eccetera, quello che Panini chiamava le mance, ma che in effetti sono dati senza un chiaro criterio organizzativo, secondo me. L'altra alternativa che io prediligo è quella invece di creare effettivamente figure che sono fra i docenti e il dirigente scolastico e che aiutano il dirigente scolastico nell'aspetto organizzativo della scuola. Sono, come dire, funzioni intermedie, le conosciamo, però che dovrebbero essere rese strutturali. Questo ha due vantaggi. Da un lato permette, come succede in qualunque organizzazione, anche quelle non profit, sostanzialmente di attribuire crescenti responsabilità alle persone che hanno più voglia di impegnarsi nell'attività corrente della scuola, che vogliono, come dire, che hanno più capacità, eccetera. E quindi questo copre un altro dei grandi problemi delle retribuzioni scolastiche del nostro paese, che sono basse, a prescindere, su questo concordo totalmente con Panini rispetto alle medie europee, ma sono soprattutto molto schiacciate, cioè c'è poca, rispetto agli altri paesi, c'è poca progressione, anche perché sostanzialmente non sono previsti passaggi appunto retributivi di carriera. Quindi se noi partiamo più o meno con un livello retributivo simile a quello francese, un docente francese arriva a una RAL molto più alta di quella italiana a fine carriera, perché ha avuto una serie di passaggi legati a caratteristiche del suo lavoro. L'altro aspetto, secondo me, centrale, è che nel momento in cui io creo una vera carriera, un tentativo era stato fatto recentemente in Trentino con la sovrintendente Sbardella, però anche lì alla fine non ha funzionato, non è stato accettato dal mondo della scuola. Quel tipo di carriera permette anche di attrarre nel mondo della scuola persone, come dire, che siano appunto più interessate a lavorare per l'organizzare il servizio, le loro capacità organizzative. Sì, c'è stato qualche piccolo problema tecnico, non so se ci sente ancora il presidente Gavosto. Credo che c'era una domanda da parte di Reginaldo per Gavosto. Siccome... poi torniamo subito a Giannelli. Sì. Siccome so che il direttore Gavosto deve lasciarci, mi pare di aver capito, è così Andrea? Scusa? Dicevo, mi sembra di aver capito che fra pochi minuti ci devi lasciare. Ah sì, sì, esattamente, ecco, allora, devo tornare in aula. Allora, prima che tu te ne vada, ti faccio una domanda, tema su quale poi torneremo a discutere e a dibattere ancora con Panini e con Giannelli. Ecco, il tema della valutazione del sistema scolastico è un tema che a te, alla tua fondazione, sta particolarmente a cuore. Ovviamente la questione della valutazione del sistema è una questione importantissima, perché è uno strumento che ci consente di capire se una innovazione che noi introduciamo nella scuola, una riforma o una qualunque cosa nuova che noi facciamo ha dei risultati oppure no. Parliamo per esempio della cosiddetta digitalizzazione della scuola e della didattica. Ecco, però, di dati che ci dicano se tutto questo profluvio non solo di denari ma anche di energie umane e strumentali che noi mettiamo in campo ci dà dei risultati. Questo non lo sappiamo. Allora, questo credo che sia un baco non da poco. Che cosa ne pensi? Cosa dovremmo fare?
Sono totalmente d'accordo con te, Reginaldo, nel senso che la valutazione, che è spesso vista in maniera molto negativa dal mondo della scuola, però c'è una confusione concettuale, cioè gli insegnanti quando parlano di valutazione pensano alla valutazione del loro operato, che in alcuni paesi, come sappiamo, negli Stati Uniti è stata fatta in maniera quantitativa. Io credo che qualunque organizzazione debba trovare le modalità al proprio interno per capire diciamo chi più adatto a fare una determinata mansione e chi più adatto a farne un'altra, però come dire, pensare che queste cose vengano valutate dall'esterno, io personalmente sono sempre stato contrario, diciamo, credo che la valutazione individuale dei singoli docenti fatta su dati quantitativi non funzioni anche per motivi statistici che adesso non mi soffermo, e quindi io personalmente sono contrario. Sono molto favorevole invece a quello che dicevi tu, cioè qualunque, come dire, la valutazione di sistema, quella che teoricamente era stata messa in piedi una decina d'anni fa nel 2013, che ci permette di capire sostanzialmente cosa funziona e cosa non funziona delle diverse politiche scolastiche. Quali sono le aree più critiche del paese? Oggi, per esempio, ci preoccupiamo, per esempio, dei divari territoriali, perché i dati invalsi ci permettono, ad esempio, di capire che alcune scuole del sud hanno dei ritardi molto preoccupanti che danneggiano in primo luogo gli studenti, che partono con un ritardo in termini scolastici addirittura di anni rispetto a quelli del nord. Questa è una forma massima di ingiustizia, nessuno sceglie dove nascere, quindi perché uno studente di Catanzaro non deve avere le stesse opportunità di uno di Milano? Quindi quel tipo di valutazione, che a sua volta poi si articola, diciamo, nella valutazione di sistema, nel monitoraggio, nella valutazione d'impatto, adesso non è il caso di fare una lezione sugli strumenti di valutazione, però è assolutamente fondamentale per capire se quello che stiamo facendo funziona o non funziona e come eventualmente modificarlo. Questo purtroppo è una cosa che nel sistema italiano non viene mai fatta. Abbiamo introdotto i docenti tutor, non si è pensato di fare una valutazione dell'efficacia dei docenti tutor, si dà per scontato che queste cose funzionino, in realtà sappiamo che non è sempre così. Ti voglio interrompere, ma ti do un piccolo assist, però la cosa che a me stupisce molto è che neppure la parte politica sembra interessata a capire se le riforme che sta facendo stanno dando dei risultati. Questo è un po' sconfortante. È molto sconfortante. Diciamo che io lo legherei al fatto che sappiamo che la durata media di un ministro dell'istruzione supera di poco l'anno, quindi tutto sommato, diciamo, come dire, molti ministri preferiscono legare il proprio nome magari al fatto di aver fatto la riforma e non di vederne i risultati. Tenete conto che per vedere veramente i risultati di una riforma scolastica bisogna di fatto aspettare una generazione, quindi ne parliamo fra 20 anni, e fra 20 anni, diciamo, la probabilità che un ministro sia ancora diciamo seduto sulla sedia ministeriale sono praticamente nulle, quindi non c'è proprio incentivo a capire cosa funziona. Dovremmo creare, ce n'era parlato ai tempi dell'invalsi eccetera, delle istituzioni indipendenti che abbiano a disposizione i dati e gli strumenti per valutare nel corso del tempo le riforme e che non siano bene. Io direi, Gavosto, abbiamo il collegamento che è un po', come dire, difficoltoso. Ti ringraziamo, sicuramente prezioso è stato il tuo intervento. E non so se volevi dire concludere per dare un po', ecco, una chiosa finale. Scusatevi, ho perso per un sì, tratto. No, ti stavamo congedando, se vuoi concludere l'intervento oppure ci salutiamo qui. Ci salutiamo, purtroppo devo lasciarvi, grazie mille dell'ospitalità. Bene, bene.
Grazie, grazie. Grazie. A presto. Grazie, grazie. Torniamo velocemente a Giannelli. Reginaldo, sì. Dovevamo fare un'ultima sì. domanda anche ad Antonella, sì, anche lui ha un'urgenza, quindi prego, vai, vai. Giannelli, poi anche su questo magari sentiamo anche Enrico Panini. Senta, Giannelli, c'è una questione che il nostro sistema scolastico, parlo soprattutto del sistema del primo ciclo di istruzione, ma probabilmente si può con alcune attenzioni lo stesso discorso si può fare anche per il secondo grado, ma funziona con un meccanismo che non è universale, cioè nel senso che non è che in tutto il mondo la scuola funziona in questo modo. Cioè da noi esiste una assoluta corrispondenza, diciamo così, biunivoca fra età anagrafica e classe frequentata. Cioè se hai 7 anni frequenti la seconda e chi frequenta la seconda per l'appunto ha 7 anni e così via. Questo soprattutto in una fase di calo demografico estremamente forte come quello a cui stiamo assistendo, probabilmente ci penalizza. Non potremmo pensare a dei modelli organizzativi un po' più flessibili e che quindi ci consentano anche di contrastare il calo demografico con delle soluzioni didattiche, quindi diverse da quelle attuali. Che cosa ne pensa Giannelli? Allora, penso innanzitutto che il calo demografico vada contrastato con opportune scelte di politica di sostegno alla famiglia. Quindi partiamo da questo, perché non è che la scuola in qualche modo può incrementare nascite o quant'altro. No, a parte la battuta. Detto questo, sì, allora la risposta è sì. La nostra scuola si caratterizza purtroppo negativamente per rigidità eccessive. Noi italiani ci dipingiamo spesso come persone molto estrose e molto flessibili, però la nostra pubblica amministrazione e la scuola in particolare in realtà sono caratterizzate da rigidità burocratiche assurde, che in altri paesi ai quali attribuiamo note di rigidità caratteriale ben superiore alla nostra, invece non esistono, tanto per dire la Germania, ma si potrebbe continuare con la Finlandia, la Svezia e così via. Ricordo che il regolamento dell'autonomia, quindi DPR 275 del 99, quello fortemente voluto da Berlinguer, prevedeva proprio la possibilità di organizzare le classi non necessariamente per fasce d'età, che è un elemento di rigidità, diciamolo, quindi, ma per livelli di competenza. Quindi se la matematica la sa un bambino di 7 anni come un bambino di 8 anni, perché non devo poter mettere insieme i due bambini? E posso naturalmente diciamo replicare questo ragionamento per tutte le classi di età e per tutte le materie. Però questo appunto comporta una visione molto più flessibile e come dire, una maggior scioltezza nell'organizzazione dei curricoli scolastici. Da noi purtroppo è tutto molto imbalsamato e questo crea sofferenze, sia per chi ha difficoltà, diciamo, a stare al passo con gli altri, sia paradossalmente per chi magari è più bravo, diciamo i famosi gifted children, tanto per dire, che nel nostro ordinamento sono assolutamente ignorati, con il risvolto negativo che spesso si demotivano e abbandonano a loro volta la scuola perché cominciano a non studiare più, sono del tutto disinteressati e quindi noi ci perdiamo anche quegli studenti molto bravi, molto dotati, che invece in altri paesi vengono particolarmente attenzionati. Quindi la risposta alla sua domanda è sì, si potrebbe e addirittura sarebbe previsto dal regolamento fondamentale sull'autonomia delle scuole, quindi non farlo è doppiamente colpevole. Ecco, Presidente, arriva una domanda, prima parlava di scuola finlandese, Luca dice: la scuola italiana può prendere come riferimento la scuola finlandese basata sulla semplicità, la concretezza e l'accoglienza? Proprio mi leggo a quello che diceva poc'anzi. Beh, io sono particolarmente amante della scuola finlandese, l'ho visitata, ne vedo i pregi e mi permetto subito di argomentare contro l'obiezione principe, che in base alla quale in quel paese si può fare tutto perché sono pochi. Ecco, ricordo che la città di Helsinki è grande quanto Roma e ricordo che a Helsinki la dispersione è zero,
A Roma non lo so, ma credo che stiamo sull'ordine delle migliaia, se non decine di migliaia. Quindi è evidente che lì sono riusciti a trovare un po' la quadra. Però va anche detto che in Finlandia nella scuola ci si crede. Ora, giustamente Panini ha parlato prima delle risorse per la scuola. Sposo assolutamente, lo dico sempre. Ricordo una volta di più, in questo contesto lo sappiamo tutti, però magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che la scuola italiana, che lo Stato italiano dedica alla scuola circa il 3,5% del PIL e l'Unione Europea dedica il 5%. E se prendiamo Finlandia stiamo a 7, 8, quello che sia. Allora è evidente che se vogliamo rendere decenti gli stipendi, ed è una cosa da fare, e bisogna mettere più risorse. Se vogliamo il middle management, e io la NP ci crediamo da sempre, e bisogna mettere più risorse. Se vogliamo che le cose funzionino meglio, bisogna fare in modo che, insomma, ci siano le risorse, per esempio, per aggiornare tutti quanti. Come diceva giustamente Panini, io sottoscrivo, se un docente lo vogliamo far aggiornare, forse dobbiamo pagargli qualche ora in più. Poi io non sono d'accordo sul limite di 80 ore del CCNL, ultimo dovrebbe essere portato a 120 secondo me, ma questi sono dettagli tecnici. Però rimane il principio che le persone sono pagate poco, non sono pagate in corrispondenza a quanto si impegnano, e questo è pessimo, e comunque devono avere la possibilità di migliorare, devono avere gli strumenti per progredire nel loro lavoro e nella loro carriera, e quindi con un aggiornamento professionale di primo livello. La scuola finlandese è alla prima al mondo, tra le prime al mondo, perché cura particolarmente l'aggiornamento dei docenti. La qualità professionale dei docenti finlandesi è altissima. A parità di risorse, la scuola svedese, che è anche più ricca di quella finlandese, però ha risultati molto peggiori, perché i docenti svedesi non sono aggiornati, non sono curati così come fa la Finlandia con i suoi. Quindi prendiamo l'esempio dalle migliori prassi e cerchiamo di portarle da noi, ovviamente adattandole al contesto. Nessuno dice che prendiamo la Finlandia e la trasferiamo in Italia, che sarebbe un'idiozia. Giannelli, un'ultima battuta e poi veramente ci lasciamo per oggi. Middle management, carriera, mi sembra di capire che il nocciolo della questione non è soltanto quello della corretta selezione in entrata, ma quello della formazione permanente. Questo concetto è entrato a livello legislativo con la 107, ma in questi quasi 10 anni si è perso un po' per strada. Cosa bisognerebbe fare? Sì, allora, noi abbiamo naturalmente un problema di corretta modalità di selezione del personale in ingresso. Voi sapete benissimo come io la penso, per me devono essere le scuole ad assumere le persone per tutta una serie di ragioni, adesso non c'è tempo forse, sì. Però che i concorsi abbiano fallito diciamo è del su tutto questo evidente. Siamo tutti d'accordo. Appunto, quindi bisogna trovare una soluzione e cercare di cambiarlo. Detto questo, il middle management che cosa sarebbe? Allora, dal punto di vista organizzativo, le scuole italiane hanno un'anomalia terribile che non ha riscontri altrove, e cioè abbiamo un dirigente e poi abbiamo 100, 150, 200 dipendenti, tutti più o meno allo stesso livello, ma a un livello professionale e contrattuale molto diverso da quello del dirigente. Questo non va bene, perché crea un'organizzazione appunto con un vertice e poi una base piatta. Il middle management serve appunto, poi chiamiamolo in italiano, vice dirigenza. Così lo chiamiamo vice dirigenza, ci capiamo, e utilizzo un termine ancora più, diciamo, concreto, civilistico, quadro. Nella pubblica amministrazione italiana non esistono i quadri, questo è pessimo, perché significa che appunto abbiamo responsabilità enormi caricate sul dirigente, e poi invece il livello dei docenti, che da quelle di responsabilità ne sta ben lontano e a titolo stanno lontano. A noi serve una figura intermedia, quella del quadro o del vice dirigente o del middle manager, come lo vogliamo chiamare, che possa assumersi responsabilità intermedie, ovviamente con retribuzioni degne di queste responsabilità, e possa sostenere il dirigente, ma non per sostenere il dirigente perché il dirigente è bello e deve essere aiutato, ma per fare in modo che l'organizzazione migliori. Altrimenti si crea un collo di bottiglia sul dirigente, con il risultato che il dirigente va in burnout, cosa che accade abbastanza facilmente, e l'organizzazione comunque non funziona e la qualità del servizio è bassa. Ma naturalmente per fare tutto questo serve che cosa? Servono soldi. Serve un uso intelligente dei soldi, però servono i soldi.
Con un 3,5% di PIL, secondo me, non si va molto lontano e quindi se noi vogliamo fare un salto di qualità dobbiamo metterci tutti d'accordo in questa società che alla scuola dobbiamo dare più soldi. Lo slogan, la scuola al centro della nazione, che è stato, diciamo, inflazionato durante il Covid e anche dopo, deve trovare, diciamo, una sostanza. La sostanza è la legge di bilancio. Se quando si fa la legge di bilancio la nostra politica, il nostro Parlamento non mette più soldi sulla scuola, vuol dire che nella scuola non ci crede, mentre invece la scuola è fondamentale per creare le future generazioni e quindi per determinare come sarà il paese tra 10, 15, 20 anni. Giustamente al politico interessa poco perché è un obiettivo temporale, un orizzonte temporale troppo lontano, però Giannelli, bisogna fare qualcosa. Veramente 30 secondi, poi dobbiamo tornare da Panini e così con l'occasione la congediamo. Purtroppo però nel DEF è previsto proprio che vi siano degli ulteriori cali di investimenti rispetto al PIL. E questo perché appunto c'è questo vistoso calo demografico e il governo di turno, perché non è qui una questione di destra, centro, sinistra, provvede poi a tagliare, a ridimensionare, appunto a applicare queste politiche di dimensionamento. Così, non so, quale potrebbe essere la soluzione, oltre che cambiare la testa ai nostri politici? Una battuta, 30 secondi. Una battuta, diciamo, riutilizzare parte dei risparmi derivanti da un ipotetico calo dell'organico che segua il calo demografico per migliorare la qualità della scuola. Quindi in pratica, questo, siamo sempre lì, passare dal 3,5, che so, a un 4%. Già questo consentirebbe di fare molte delle cose che abbiamo fatto. Quindi è un problema di impegno, di scelta politica e di politica economica. Bene, bene. Grazie ad Antonello Giannelli. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie, grazie a presto. Allora, torniamo in studio. Io mi rivolgo e mi scuso con Enrico Panini, l'abbiamo lasciato ai box troppo tempo, adesso recuperiamo. Allora, come la dispersione si può in questo contesto collocare e, diciamo, sfruttare per portare benefici? La dispersione, intendo il fatto che comunque la lotta alla dispersione e migliorare la presenza, il numero di ragazzi che arrivano al diploma. Panini è stato anche alcuni anni assessore a Napoli, si è impegnato su questi aspetti, cioè la dispersione scolastica va combattuta attraverso determinate modalità, con i fondi del PNRR sicuramente lo si sta facendo. Sui risultati veramente abbiamo molto al momento da ridire, perché insomma non sembra che vi siano grossi riscontri. Però ecco, in questo contesto diciamo transitorio, quali consigli si potrebbero dare a livello proprio organizzativo, Panini? Guarda, Alessandro, non vorrei sembrarti sgradito e sgradevole, chiedo scusa. Con i soldi del PNR non si combatte la dispersione scolastica, si fa al massimo un po' di cinema, nel senso che sulle scuole sono arrivate una caterva di risorse. La prima attribuzione è stata fatta sulla base di parametri sbagliati, tant'è che sono stati rivisti, ed è noto che nella prima attribuzione hanno avuto scuole che erano centralissime rispetto ai centri città e non hanno avuto risorse scuole che erano esterne. Ma soprattutto il tema è che la dispersione scolastica ha bisogno di due elementi. Il primo, bisogna intervenire sul modello scolastico. Su questo abbiamo degli strumenti, tornerò dopo. Bisogna intervenire sul modello scolastico, perché se quella scuola, con quelle risorse, con quegli orari, con quelle procedure, fa questo, ha bisogno di essere messa in grado di intervenire, per esempio flessibilizzando gli orari, avendo un qualche insegnante in più, cioè intervenendo su quelle ragioni che fanno sì che in determinati contesti ci siano dei ragazzi e delle ragazze non solo che non raggiungono la meta scolastica, ma che fuggono dalla scuola perché la sentono lontano da loro. Prima questione, allora, se non si mette mano al modello e anche alla permanenza degli insegnanti e dei dirigenti in quelle situazioni, non si riesce a spostare l'attenzione. Trovo straordinario che in tutta la produzione e nelle citazioni fatte in questi anni sulla dispersione scolastica
non si sia stato ministro o Invalsi o altro che mai abbiano citato l'articolo 9 di un contratto che ha parlato di aree a rischio, le ha istituite, ha definito dei criteri e ha cercato di fare in Italia ciò che in Francia con il plauso europeo si fa con le zone di educazione prioritaria. Non va bene quell'articolo, miglioriamolo, ma da assoluti analfabeti non si è proceduto ad attribuire risorse senza alcun intervento aggiuntivo. Secondo, la mia esperienza di assessore, ma è sufficiente l'esperienza di un comune cittadino, dimostra che in alcuni contesti i comuni devono avere fondi speciali per intervenire sulla scuola. Perché dico fondi speciali? Perché in particolare nel mezzogiorno buona parte dei comuni è in dissesto finanziario, quindi ha un debito al quale deve corrispondere ed è in una situazione di emergenza, o è nello strumento del predissesto finanziario, ovvero tutte le risorse dentro ad un determinato processo devono corrispondere. Allora da questo diventa, ma le mense scolastiche vengono istituite o è a futura memoria? In situazioni dove spesso quello può essere l'unico pasto decente e regolare per un ragazzo. Secondo, la prosecuzione pomeridiana con i trasporti, la garantiamo o no? Terzo, una palestra adeguata è garantito o no? Quarto, è possibile d'estate frequentare le scuole come luoghi nei quali si può convivere, o è la strada o quartieri dove non c'è una biblioteca, dove non c'è un luogo che non sia il centro commerciale dove potersi ritrovare, è una questione che non si affronta. Ed è evidente che o metto in campo insieme alla scuola anche queste questioni oppure non andiamo. Noi abbiamo una risorsa, abbiamo una dispersione che vede Catania con il pronato europeo sui ragazzi e le ragazze che perde oltre il 25%. Ma guardate, non è solo Catania, andiamo a Quarto Giaro o andiamo in altre situazioni periferiche del nord, abbiamo una situazione perdente e trovo insopportabile che si dica ma abbiamo ridotto di un qualche punto percentuale. Siamo il quart'ultimo punto in, paese in Europa. In Europa siamo al 10% con un obiettivo ulteriormente ridotto, nel nostro caso siamo a percentuali di gran lunga superiori. Il Covid ha incentivato questo. Allora o si interviene flessibilizzando, fornendo strumenti o dati, oppure alla fine avremo uno che arriva e ci dice guardate, ma in realtà è proprio giusto così, è il merito che deve distinguere gli uni e gli altri. In questo senso io credo che il PNR drammaticamente non stia risolvendo il tema della dispersione scolastica. Senti Enrico, ti chiedo scusa, ma quello che tu hai detto è tutto molto molto interessante, anche perché come dire, sottolinea un dato di grande rilievo, cioè da quanto tu dici però le responsabilità non sono soltanto del governo centrale, ci sono anche responsabilità a livello territoriale, perché quando tu parli di mancanza di biblioteche, mancanza di palestre, non ci sono mense a sufficienza, i trasporti non sono adeguati, ecco, questi sono anche tutti servizi, chiamiamoli così o chiamali come preferisci, o comunque sono delle attività, degli strumenti che devono essere messi in campo anche dagli enti locali, le regioni, i comuni, le città metropolitane. Ora, durante il periodo della pandemia e nell'immediato post pandemia si è parlato molto dei patti territoriali. Questo tema mi pare che sia un po', si sia un po' sfrangiato. Ecco, forse possiamo ripartire di qui, possiamo pensare appunto ad un patto territoriale, possiamo pensare di far rivivere il grande tema del rapporto scuola-territorio. Tu sei emiliano di origine, quindi
come dire, tu arrivi dalla regione che già negli anni 60 aveva capito con Bruno Ciari e con tanti altri che il rapporto scuola-territorio è assolutamente determinante per cambiare la qualità della scuola. Che cosa ne dici? Dico due cose, Reginaldo. La prima sugli enti locali, proprio per evitare, diciamo, dunque, gli enti locali, buona parte degli enti locali del sud oggi, per le norme che sovraintendono il dissesto e il predissesto, cioè le condizioni oggettive nelle quali esse sono, non possono spendere un euro, dico un euro, per aprire una mensa, per aprire una scuola dell'infanzia, per fare un trasporto gratuito per gli alunni. Ciò a prescindere dalla volontà politica di quell'ente è impedito. Allora, o noi favoriamo un finanziamento diretto per attività infungibili che, se non garantite, rendono assente il ruolo dello Stato su quel territorio, oppure noi, con un tema ragionieristico corretto, i bilanci devono essere bilanci che tengono, di fatto condanniamo migliaia di bambini a non avere scuola. Ma non desta sdegno la denuncia dello Svimez che ogni 5 anni un bambino nel sud perde un anno di scuola? Ma questo è una cosa ma perché? Perché non ha la palestra, perché non ha il tempo pieno, eccetera. Ovvero, quegli strumenti che devono fornire i comuni, ma che i comuni, non essendo nelle condizioni finanziarie, sono impediti. Allora occorre, per evitare di assistere al proclama della impotenza, una decisione su un finanziamento ad hoc che attiene a quelle che la giurisprudenza chiama le funzioni infungibili degli enti locali, senza le quali tu non sei un ente locale. Vorrei ricordare modestamente, evito le autocitazioni, ma in questo caso per me è necessario, ho firmato a Napoli una delibera dove assumevamo 270 insegnanti di scuola dell'infanzia con le norme di legge finanziaria contrastanti, sostenendo che non potevamo non assumerli se non venendo meno alle nostre funzioni. La Corte dei Conti ha dato ragione a noi, ha detto bene, state spendendo in modo legittimo. Arrivo ai patti territoriali. Ecco, no, scusa Enrico. Enrico, no, scusa. Allora, vuol dire che gli enti locali, se c'è volontà politica, però delle cose le possono fare. Il caso che hai citato tu è emblematico, direi. Però questo è un paese che non ha bisogno né di eroi né di martiri, Reginaldo. Ha bisogno di certezze e ha bisogno di sentire che la politica nazionale è vicina. Allora ci poniamo il problema di dotare di 5.000 mense nel prossimo anno e mezzo le scuole del Mezzogiorno, di avere una palestra ogni 3 scuole, poi per l'amor di Dio sarà riadattata all'inizio, va bene, ma che abbia questa funzione di sostenere il trasporto scuola-casa per i bambini e per gli studenti. Queste sono quelle misure che servono. Magari prendiamo un cacciabombardiere in meno e facciamo mense in più. Patti territoriali, sono assolutamente d'accordo. Quando tu hai territori che dal punto di vista sociale sono pieni di contraddizioni, il patto territoriale è quello strumento che consente alle forze vive raccordate al comune di poter fare interventi forti, perché in realtà un bambino, una bambina vive 24 ore in un luogo, non solo le ore dentro alla scuola. Che cosa registro in alcuni casi, e lo dico senza alcuna polemica, che molto spesso la deriva è affidare a soggetti e associazioni di volontariato associativo, laico, cattolico, non mi interessa nulla, anche competenze che sono della scuola, come se la scuola
si sgravasse, lasciamo stare le tre parole in più o in meno che nelle carte girano sempre, c'è un tema, la dispersione scolastica ha bisogno anche di un modello e di una flessibilità che rimetta davvero il bambino al suo centro, il bambino e spesso la sua famiglia, che non è in grado di pronunciare una parola in italiano, non perché è nata in un altro luogo, ma perché è nata in determinate condizioni sociali ed economiche. E che cosa mi fa rabbia? Che perdiamo progetti di vita, prendiamo volti e occhi dei bambini, che spesso diventano la manodopera del lavoro sottopagato, del lavoro in nero, delle soluzioni di vita sulle quali poi si occupano i giornali, e ciò è inaccettabile. Senti Enrico, ancora una domanda, poi ci avviamo alla chiusura, e poi per chiudere io vorrei farti una piccolissima provocazione, ma prima della provocazione una domanda. Ma senti, sulla questione della valutazione di sistema tu che cosa pensi? Cioè è una questione centrale o no? Guarda Reginaldo, tu sei sempre acuto e pungente sulle questioni, non ti sto lisciando per avere una provocazione più dolce dopo, non me lo permetterei, tanto non ci riuscirei, quindi va bene così. Però anche la politica italiana è proprio gentiliana, cioè nel senso che diciamo nella vulgata, più sei lontano dai numeri e meglio è, no? Come se la freddezza dei numeri non fosse paragonabile all'armonia di una sinfonia. Allora, la valutazione di sistema ha un senso se diventa uno, rendicontazione sociale. Rendicontazione sociale. I soldi che investo sono serviti a produrre questi risultati. Non, oddio, ho fatto tutto il possibile. Non è vero che hai fatto tutto il possibile. Due, se ne traggono delle conseguenze. In realtà, che cos'è da noi la valutazione? Ma lo dico con dolore, non così, con una battuta o un sorriso. Mi arrabbio per queste cose. È la consegna in una cosa di 350 pagine di tabelle che vengono a malapena lette, servono per tre seminari e poi vanno gloriosamente in archivio. E se le dimenticano. In questo senso, allora, la valutazione di sistema ha una finalità fondamentale, deve diventare rendicontazione sociale, quindi un fatto democratico pubblico, e deve diventare un imperativo per la politica, altrimenti non è valutazione di sistema, è un qualche soldo buttato via in modo inutile e una qualche coscienza che ha pensato in questo modo di lavarsi e di farsi perdonare un qualche peccato. Guarda, concludo, in realtà non è una provocazione, ma è una battuta finale, un giochetto finale. Noi abbiamo appunto in queste settimane lanciato questo programma, questa iniziativa Dillo al Ministro, abbiamo invitato i nostri lettori appunto a scriverci 5 righe, non di più, qualcuno poi si è allungato, ma insomma non importa, ma a scriverci 5 righe e a dirci: guarda, io al Ministro vorrei chiedere questo, cioè questa è la cosa più importante che io vorrei dal Ministro. E appunto, come ci ha raccontato in apertura di trasmissione il nostro direttore, abbiamo avuto 200 risposte molto variegate, eccetera. Se tu avessi partecipato a questa iniziativa, nella casella Dillo al Ministro, tu in 5 righe che cosa avresti scritto? Signor Ministro, lei, come ognuno di noi in realtà, è interessato a passare alla storia per essere ricordato per qualche cosa di importante che ha fatto. Le do un consiglio e in ciò le assicuro che lei passerà alla storia e sarà sicuramente il primo ministro dopo decine e decine di altri che li ha preceduti. Faccia aumentare la spesa per la scuola nella prossima legge finanziaria. Avrà il plauso di chi lavora nella scuola,
le famiglie cominceranno a capire di più che la politica si interessa alla scuola, e le assicuro, quelli che l'hanno preceduta, se escludiamo il ministro Berlinguer, quelli che l'hanno preceduta si sono tutti distinti per tagli feroci. Se lei per la prima volta interrompe questa cosa, io le assicuro, oltre al plauso, lei passa sicuramente alla storia per avere cambiato rotta. Lo faccia, auguri. Bene, grazie ad Enrico Panini per questo consiglio, questo suggerimento al ministro, al quale sicuramente si associa la nostra redazione, ma si associano anche centinaia di migliaia di insegnanti, ma anche milioni di famiglie in tutta Italia. Passo la parola al direttore per la chiusura. Volevo semplicemente ringraziare Enrico Panini. Solo una 30 secondi, Enrico. Si è parlato anche di middle management, di quadri, anche a livello sindacale. Tempo, secondo te, i tempi sono maturi per introdurre queste figure all'interno dell'organizzazione scolastica? Alessandro, c'è un personaggio che ogni tanto balza alla mia mente, ed è il coniglio, Bianconiglio. Oddio, oddio, sono in ritardo, ritardissimo, devo correre. Diciamo così, sulla scuola si è dimenticato cos'è l'autonomia scolastica, che è una riforma di rango costituzionale. Attenzione, la progettualità del collegio dei docenti per certi aspetti è superiore al rango della legge, e sulla scuola si sono scaricati adempimenti su adempimenti su adempimenti. Non c'ho più tempo, devo fare il progetto, c'ho il PNR, c'ho questo, c'ho questa scadenza, c'ho quest'altro. Cioè un'ansia burocratica enorme, quasi una vendetta del ministero della serie avete voluto l'autonomia. Introdurre i quadri, chiamiamoli così, nella scuola significa introdurre una funzione di carattere burocratico amministrativo, allevia il ruolo e il peso che è in capo ai dirigenti scolastici, ma non interviene sul tema di merito. Cioè la scuola è un luogo di elaborazione didattica, gli insegnanti e i dirigenti devono avere tempo per fare pedagogia, insegnamento, lavoro cooperativo e programmazione. Quindi non occorre una soluzione intermedia, occorre rimettere in mano al tema autonomia scolastica, che in questi anni si è perso ed è diventato sostanzialmente la discarica di tutto ciò che altri livelli hanno deciso di non fare. Bene, chiarissimo. Mi sembra di capire che siamo tutti d'accordo, siete tutti d'accordo sull'introduzione diciamo un ammodernamento, un adeguamento dell'organizzazione scolastica, delle regole, un po' meno sul discorso dei quadri. C'è un comune denominatore che è quello della esigenza impellente di aumentare le risorse che ogni anno arrivano dalla legge di bilancio. È facile parlarne, molto più complicato, soprattutto in un contesto come quello attuale, fatto di guerre e di inflazione veramente eccessiva, però bisogna farlo. Io credo che questo sia un po' il messaggio che è arrivato da questi contributi odierni, nel giorno dei 75 anni della tecnica della scuola. Credo che anche noi siamo riusciti a offrire un contributo, speriamo all'altezza. Sicuramente abbiamo espresso, tirato fuori degli spunti, crediamo interessanti. E cedo la parola a Daniele per i saluti. Bene, bene, io invece vado a salutare e a ringraziare Enrico Panini, già segretario generale FLC-CGL, è stato con noi, con la sua competenza, la sua professionalità, la sua conoscenza soprattutto del mondo della scuola, e quindi lo ringrazio di essere stato con noi. Grazie, a presto. Grazie a voi, davvero buon compleanno. Continuate così, in gamba. Grazie mille Enrico Panini, e dunque non resta che salutare i nostri capisaldi, ovvero il nostro vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo. Grazie prof. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Reginaldo.
Grazie Enrico. Grazie, buon grazie lavoro. Reginaldo, e grazie naturalmente al nostro direttore Alessandro Giuliani, il direttore della tecnica grazie della scuola. Signora. Grazie, grazie mille, grazie direttore. Grazie. Allora, adesso in conclusione ci vediamo invece un piccolo omaggio che abbiamo voluto preparare per la tecnica della scuola, per il suo compleanno, per i suoi 75 anni, un video, un piccolo video, un breve video che vogliamo farvi vedere prima poi di andare in sigla, e naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi. Caro lettore, ricordi quando ci siamo conosciuti? Ti eri appena laureato. Quanti anni avevi? Un po' più di 20. E anch'io allora ero ventenne. Il tuo sogno era diventare insegnante e hai trovato nelle mie pagine le informazioni per la domanda di supplenza. Non nella tua città in Sicilia, ma al nord. Sei dovuto partire, ma mi hai sempre cercato nelle edicole della città dove ti eri trasferito. Così non abbiamo perso i contatti. Poi sei entrato di ruolo e la nostalgia di casa si è fatta sempre più forte. Hai utilizzato i modelli di domanda all'interno delle mie pagine per chiedere il trasferimento e sei riuscito a tornare a casa. Ricordi? Erano passati altri 20 anni, per te e per me. Io nel frattempo avevo lasciato le pagine in bianco e nero per prendere quelle del colore e avevo un formato più piccolo e maneggevole. Ogni 15 giorni, quando lasciavo la tipografia per andare nelle case degli abbonati, arrivavo anche a casa tua. Ricordi, eravamo alle soglie del nuovo millennio. Avevamo entrambi circa 50 anni. Io ero stato affiancato da un altro me stesso, non più di carta, ma fatto di pixel colorati nello schermo di un computer. Mi chiamavano sito web. Poi questa mia seconda vita nel tempo è diventata lei la protagonista. La mia parte cartacea è andata in pensione. E anche tu hai lasciato la scuola. È perché il tempo passa per tutti. E oggi, che compio 75 anni, voglio ringraziare te e tutti coloro che in questi anni mi hanno permesso di diventare quello che sono. La tecnica della scuola, il quotidiano della scuola online.